Ciao amici di YouTube, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a riparare un televisore a LED LG, modello 50 LA620, televisore all'incirca intorno ai 6 anni di produzione. Il televisore non mostra, cioè si accende il LED, ora andremo a vedere, però a video non si vede nulla. Andiamo a spegnere un attimo la luce e andiamo a verificare il guasto. Allora, questo è il televisore, è un 50 pollici come vi dicevo prima. Andiamo ad accendere il televisore. Ecco, compare per una frazione di secondo il logo LG, però poi a video non vediamo nulla. Se mi avvicino, sullo schermo, potete notare delle immagini che a luce accesa non si vede nulla, mentre così riusciamo a vedere che comunque il televisore è perfettamente funzionante. Però in questo caso è la retroilluminazione che non fa vedere nulla sullo schermo. Quindi ora cosa faremo? Andremo a smontare il nostro televisore, a togliere il pannello e a verificare i LED. Allora amici, questo è il televisore, l'ho appena smontato, ho rimosso la cover posteriore. Qui di fronte abbiamo la scheda di alimentazione, questo qui è il cavo che poi porta l'alimentazione alle barre LED che si trovano nella parte frontale dello schermo. Questa invece è la scheda di alimentazione. E questa invece è la main board, diciamo il cervello del nostro televisore. Questo è la T-Con, dove poi manda le immagini al pannello. Questa è la parte frontale del televisore, ho rimosso il pannello. E già qui potete notare che c'è il LED bruciato. Questo LED, questo qui cerchiato, questo qui nero, mandava in corto tutte le altre barre di LED e non faceva accendere il nostro televisore. Prima di andare a levare i LED, andiamo a togliere questo foglio qui bianco. Con questo strumento andiamo a misurare ogni singola barra LED per verificare se ci sono altri LED in corto. Vi lascio il link in descrizione. Ora andremo a installare le nuove barre LED sullo chassis del televisore. Andiamo ad aprire lo scatolo. Queste sono le nuove barre originali dell'LG. Una volta inserita la barra nuova andiamo a testare nuovamente tutte le barre. Possiamo fare tramite questo strumento qui, come vi dicevo prima, questo è stato autocostruito da me.
Appena posizionato il pannello, la parte più delicata del televisore, accertatevi che gli angoli siano messi bene, incastrati bene nella guida del televisore. Perché una volta poi messa la cornice potremmo rompere il vetro.